piedi e urlano a squarciagola, qua se fanno un gol chissà cosa succede. Sì. Questa è un'abitudine ormai che sono tanti anni che vado a vedere queste vedendo la maglia azzurra della nazionale si torna indietro anche nella tuta della nazionale, si torna indietro che era stata un po'. Sì, è vero, è una divisa molto molto accattivante. Intanto le formazioni sono state confermate da una parte e dall'altra, no? L'Italia con Buffon, Panucci, Cannavaro, Nesta e Valdini in difesa, lancio di punizione a favore della nazionale dell'Ecuador in profondità, il lancio verso T. Duri debbano stare calmi in certe intanto situazioni. Attenzione, Cannavaro fermo a terra, a centro area, subito una mischia. Vediamo se abbiamo la possibilità di vedere cosa sia successo. La mia paura, Bruno, è che loro cerchino di innervosire. Qui gli ha dato proprio un pugno, veramente un pugno, sì. Un pugno netto a Cannavaro, quindi una cosa, è stata una cosa violenta. Sì. È una situazione sì, abbastanza. Si rialza Cannavaro, ma è costretto a portarsi, speriamo, è ovvio, momentaneamente a bordo campo, ma abbiamo avuto prima avvisato qualche irregolarità e comanda il calcio di punizione a favore della nazionale dell'Ecuador. Rientra intanto Fabio Cannavaro e direi comunque che bisogna stare anche molto attenti a non cadere nella trappola della rissa, no? Adesso non vogliamo formulare giudizi avventati e prematuri, però molto spesso partita alla grande con tranquillità e soprattutto con qualità. Palla in profondità con il sinistro a cercare Tim Delgado, quindi il lancio in profondità per il colpo di testa di Cannavaro. Porosso, attenzione, eccolo Tim Delgado, non filtra il pallone, contropiede Vieri, attenzione Vieri solo Vieri, sì, gol 2-0. Centrale di quest'ultimo, Delgado, buona questa manovra tutto di prima, poi però va a chiudere ottimamente Cannavaro. Della Cruz, vedete due su di lui, Doni lo disturba, Maldini, ma Della Cruz vince ancora, un contrasto, alla fine è Cannavaro che lo ferma. Cialis è andata per la prima volta, vuol dire che una ragione c'è. Attenzione, ancora una possibilità. Cambio, Totti. Per l'Ecuador, ecco l'inserimento, ottimo, ma c'è da quelle parti Cannavaro, nuovo inserimento di Ulises de la Cruz. E qui è molto pericoloso Mendez va al traversone, stacca Cannavaro che poi guizza a tentare di evitare il calcio d'angolo, ma non ce la fa, angolo per l'Ecuador, mentre ormai attendiamo di vedere il tabellone con secondo le decisioni di Trapattoni anche l'uomo che potrebbe essere determinante. La responsabilità se le assumono. Ora avanza Della Cruz, ecco un buon velocista Della Cruz, il raddoppio di Cannavaro con palla in calcio Mendez dalla bandierina, ancora stacca benissimo Cannavaro, Guerron vediamo cosa fa, prova direttamente la battuta ed è ancora Cannavaro a deviare il tema appunto di presa. Tanto il pallone viene restato da parte di Tenorio, ancora Tenorio e effetto Cannavaro al volto o allo stomaco. Al fianco. Palla larga per Della Cruz, il cross, Cannavaro c'è. Palla ribattuta ma ancora in area di rigore, alla fine spazza Cannavaro. Favore di Mendez, va Mendez, la butta in mezzo, rinvia Cannavaro. Gli azzurri nella prima parte della gara rimane. Tanto qui avete visto ancora un grandissimo colpo di testa di Cannavaro.